Sono un po' restio a farti trasformare, ma ci provo comunque. Ok, è decisamente diventato un plesiosauro. E allora corretta si deve trasformare in una ranocchia. Olle, piano. Ok, adesso siamo diventati anche noi un T-Rex. Ok, faccio la minchiata, ma so che si clipperà malissimo. Ok. I pronto volanti. Salve a tutti, sono DroneGamer e bentornati su Ark Survival Evolved. Lo so che avremmo dovuto fare l'episodio con... Buongiorno signore! Porco cane, aspetta che sono in telecamera... la telecamera esterna. Mi son caccata la vita! Ma mi prendi in giro? Sto facendo la intro, te vieni a mozzicarmi lo Pteramimus. Guarda che è una razza rarissima, perché di quella porca. Dicevo, faccio la intro da qua sopra a sto punto. So che doveva esserci l'episodio con la Gisualda, ma purtroppo sta settimana ce l'ho avuta tipo pienissima. E quindi devo andare avanti con questa mod. Ma la prossima settimana vedo di far partorire la giovine esploratrice barra survivalista di Ark. Ma porco cane, il T-Rex da dove è arrivato? Sono appena atterrato qui, non c'era nessuno, mi compaiono i T-Rex. Porta è bellissima zona, Buono, allora, come avete capito dalla intro, oggi andiamo effettivamente avanti con la mod che aggiunge questi strani dinosauri Transformers. The Long Gamer al salvataggio! Ah, vabbè, ci sei andato giù anche tanto rapidamente. Scusi, porti paziente, uccido anche lei perché lei mi rovina le riprese. Ah, che fate? Cosa fate? Gli accoppiamenti fra animali di specie differenti, vergognatevi. Mi morti malissimo, peraltro, Ma vabbè, oh, senti, a me serve un pochettino di carne per i futuri addomesticamenti, tra cui Primate. Ok, riprendiamo l'episodio. Allora, da queste parti stavo gironzolando prima di iniziare e ho trovato già un orso. Ah, che succede? Cosa? Diavolo! Oh no, ma il purlo... Ma posso avere 5 secondi di episodio, tranquillo? Ma mi prendi in giro? 5 secondi di episodio, tranquillo, sembra essere tornati veramente su Ark Normal. Va via, uccido anche te! Tutti ammazzo, prima che ci muovo lo ammazzo, Ok. Dicevo, ma santissimo cielo, da queste parti ho trovato un orso che aveva il nome abbastanza strano. Dovrebbe essere quell'orso che si può trasformare anche in squalo se qualcos'altro non mi attacca. Io pur l'ho piacere in agguato. Ma porca di quelle iperporche, mi sono preso un cago oggi. Perché c'è un signore con la basetta? L'ho domesticato io e l'ho lasciato qua? Direi di sì. Ma lei è ancora qui dagli episodi della caccia ai leggendari, mio signore. Oh, un dinosauro della caccia ai leggendari. Per chi non lo sapesse, è una serie che ho fatto un annetto fa in cui prendevamo tutti i dinosauri a livello massimo. Ma no, ora ci credo. Ma dimmi, te c'è anche il bronto, incredibile. Allora, aspetta che ci parcheggio sopra. Ciccio, atterrami, no, atterrami sul bronto. Atterra sul bronto. Oh, non era difficile, olè. Io non è che ci avevo fatto caso quando sono arrivato. Ehi, placati, non ti offendere. Allora, vediamo, l'orso credo sia quello laggiù. Parte zone in grifoni parecchio, Cioè, gli girano attorno ma non lo stanno minimamente ferendo. Ok, mi si sono buggati gli ingrifoni. Guarda quanti. Problema è che se io attacco l'orso. Aspetta, dove è andato il signor orso? Mi pare che lei avesse il nome strano prima. Bear Shark. Mio Dio, cioè, tra un po' avremo anche Sharknado e compagnia bella. Aspetta che c'ho cago. Signore, allora, vediamo un attimino perché mi dovrei difendere anch'io. Se lei mi si trasforma in squalo, in verità mi semplifica la vita. Oh, è anche iperveloce. Porco cane. Ma è così veloce anche l'orso normale. Oh, e placati. E placati però. Guarda che roba. Guarda che roba, è velocissimo. E vabbè, ma che è un grizzly. Porca di qua, porca, non mi picchi la nonna, sia magnanimo. Ragazzi, voi non datemi una mano, mi raccomando, mentre mi picchiano tantissimo la vecchia. Perché mi faccio tattico e mi metto qua sopra, l'orso non mi può raggiungere. Dove sei? Ciao ciccio, trasformati in squalo, furbacchione. No, che fai? Fuggi. Sta fuggendo verso le acque. Se si trasforma è fatta. Non potevi trasformarti, no? Che mi semplificavi la vita. No, torna indietro, fettentone. Ma quanto è veloce. È ciccionissimo, ma è anche iperveloce. Signore, si fermi un secondo. Non la prenderò mai da... Oh, l'ho preso, incredibile. Ogni tanto le botte di chiurlo. Placa ferma, guarda, ti intercetto io, ti intercetto io. Ma lo intercetto sta ciolla. Ciao, che fai? Guardi. Petta. Ok. Ok, c'è svenuto, non c'è svenuto. No, non c'è svenuto. Col prossimo dovremmo riuscire a buttarlo giù. Oh, finalmente. Santo cielo, ciccio, mi hai fatto inseguire fino adesso. Oh, buono. Aspetta che non ho trafitto la Primate, quindi l'ho persa tutta perché sono un grandissimo genio. Se quando torno mi ritrovo uno squalo, però piango tantissimo. Beh, in teoria non dovrebbe avere problemi a stare fuori dall'acqua. Avete visto che sono creature che resistono anche in forma acquatica fuori dall'acqua. Quindi bene, perché sennò devo trascinarlo fin qua e affogarlo. Beh, è uno squalo, non lo puoi affogare.
Ma cos'è? C'è il bronto con l'orbita gravitazionale di Grifoni. Bani! Guarda che roba, ma perché gli ruotano attorno? Ma se io faccio fuori il bronto, loro che fanno? Aspetta un po', vediamo un po'. No, si incazzano! Ok, si erano affezionati! Ok, si erano affezionati tantissimo! No, 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 buono, buono, buono! Buono, buono, buono! Non lo faccio mai più! Chiedo scusa, non lo faccio mai più! E fra l'altro, devo anche trovare... Adesso ho visto quel Velociraptor, mi è tornato in mente. Quella versione di Velociraptor, che non so come si chiami, onestamente, che si può trasformare in qualunque creatura e lo attacchi. Il bello è che io passo buona parte dell'episodio col cavolo di cane occhiale in mano. Il divertimento è proprio incredibile, eh. Cioè, vedono proprio il guardone dell'anno. Vediamo un po' cos'altro riusciamo a trovare. Guarda che casino qua! I T-Rex che si mozzicano con le aquile. Oi, 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 oh, 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 oh! Boni! Che casino! Una marea di gente! Mi sa che il T-Rex ci sta per morire malo malo. Guarda che roba! Ha ammazzato degli Argentavis. Che fine ingrata, ciccio, eh. Sì, sì, morto malissimo. Vabbè, presumo che il Tilacoleo abbia contribuito. C'è un Tilacoleo, guarda che macello. Vediamo un po'. Ho visto Argentavis, Argentavis. Tilacostego, sì, la zona era giusta, perfetto. Ho visto che spawnavano un po' di Tilacoleo da queste parti. Cioè, è un casino però, non riesco a pigliare nessuno qua io, eh. Perché c'è un Argentavis che batte... Ah, porco cane, Argentavis tutto rompere le balle. Ma... Ah, che succede? Da dove arrivano le genti? Che casino, no, 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 no. Aspetta, 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 devo diminuire la quantità di rompiscatole. Boni. State buoni. Ok, fuori un Argentavis. No, non cominciate a fare le danze. Non cominciate a fare le danze. Ok, morto anche lui. Torna giù te. Torna giù te, che ho avuto anche troppi incidenti su Ark. Ok, rimane solo il Tilacostego. No, 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 non preci... No, no, fermati prima. Creti. Ah, no, 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 no. No, 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 cattivo. Non attaccatevi tra di voi. Ok, altro Argentavis, che era quello che era scappato prima. E adesso dovrei poter attaccare il signore. Dove è andato? Ehi ciccio, guarda che io sono di qua, signore. Ah, sta cercando di prendere il mio Pteramimus. Guarda che roba. Ah, signore, scusi, perché non... Ah, no, vuole l'argenta... No, 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 va bene così. Va bene così, va bene così, va bene così. Ah, aiuto. Porco cane, sono tornati anche gli ingrifoni. Dov'è, dov'è? Sotto di me, porca boia. Ah, potrebbe essere un problema. Aspetta, mi rifugio qui e vi sono tutti felici e contenti. Tanto non ci arrivi, non ci arrivi. Dov'è? Non ci arrivi. Signore, mi sta fermo un secondo. È già stato un episodio traumatico. Oh, si è trasformato. Si è trasformato, guarda che roba. No, grifoni, porco cane. State buoni, seconda. Mie le prede. Che casino. Vieni qua, mi stai sollevando la polvere. Mi impolveri la nonna, è maleducazione impolverare le nonne. Ok. Ma dimmi te, si è trasformato, è lui. Guardalo il fettecchione. Ma dimmi te, oh, in verità mi avvantaggi perché il... Lo stego è abbastanza lento. Dove va? Fugge, ma come così? Scusi, mi sta trasportando il collega. È rimasto invischiato in un signore. Perfetto, quando vuole svenirmici, quando ha un secondo. Ma guarda, no, guarda che ti conveniva veramente rimanere un... Oh, madonna, il lag, un Tilacoleo, Sì, non sei per niente furbo, ma proprio per niente. Perfetto, beh, normalmente lo stegosauro è erbivoro, ma in teoria, dato che è fuso col Tilacoleo, io dovrei potergli dare tranquillamente la carne e lui la dovrebbe mangiare. Infatti, addomesticamento, perfetto. È un bel vantaggio il fatto che, essendo fusi tra di loro, io posso prendere il meglio del meglio. Ok, sta accadendo di tutto sto episodio. Allora, intanto vediamo di tornare dal piano ciccio, anche troppo veloce, dal nostro orso squalo, perché lo volevo anche testare. Anche se qua siamo abbastanza in alto. Oddio, che si fa male, aspetta che lo trasformo, perché ho paura che faccia danni da caduta. Ciccio, dovresti volare. Cioè, quello io sono pterodattilo con i dubbi esistenziali, ma vabbè, dettagli. Dicevo, l'unica cosa di acqua è qui, ma mi servono decisamente delle acque più profonde. Vediamo un po' se sia finito di addomesticarsi. No, credo manchi po'. Oh, dai boh, che vuoi? Quanto di Gallimius? Ma sembra che fanno un casino immane. Dovrebbe mancare poco. Oh, ho capito, dovrebbe mancare poco. E mentre arrivavo ti sei addomesticato. Ciao. Ma sei più grande degli orsi normali? No, in teoria no. Ma che spettacolo. Oh, sì, ma non mi guardare così. Mi ha guardato tutto sbarellato. Ok. Allora, prima di tutto, storso quando mi seguiva era tipo iperveloce. Adesso che ce l'ho io, sì, un attimino, ho rallentato. È che mi servirebbe un corso d'acqua più serio. Ok, qua c'è dell'acqua leggermente più seria. Infatti, l'orso è lentissimo. Wow, lo squalo. Vediamo un po'. Mi si è incagliato lo squalo. Vediamo se cerco a liberarlo. Signori, mi si... Aiuto. C'ho lo squalo che si comporta in maniera bizzarra. Mi sa che sono acque troppo basse per il nostro squalo. Tanto comunque lo faccio nutrire il piccolino. Ma no, devo portarlo in acque decisamente migliori. Guarda, guarda, il ciocco vuoi non piacere scatta. È un orso, ciccio.
Ho capito che c'è il becco resistente, ma è comunque un orso, dai. Un po' di intelligenza, ragazzo mio. Mi domando, riuscirà a buttare giù un bronto? È una sfida non indifferente, ma orso verso bronto. Io ci provo, al diavolo io ci provo. Vediamo se riusciamo. Orco cane, però tira di quelle ceppe incredibili. Potrei in teoria morderlo anche come squalo. Aspetta un attimo, come squalo lui non mi può buttare giù. Sono uno squalo di terra, sono uno street shark. Ci credo, mi sta laggando a schifo il gioco. Ma al diavolo, butto giù un bronto a bordo di uno squalo di terra. No, il fettente sta provando a fuggire, non mi scappi. Non mi scappi anche se sono di terra. Porca di quella porca, vieni qua, affrontami. Affrontami, sarò la tua nemesi. Lo squalo di terra. Ce la faccio, non ce la faccio. Devo tornare a essere un orso. Ok, così decisamente dovremmo uscire a buttarlo giù. Guarda, guarda, guarda che fugge. Tanto ci muori, tanto ci muori. Bisogno della carnina per il signore. Il tilacoleo lassù, porti pazienza. Olè, mi è morto in acqua. Cioè, adesso che mi stavo avvicinando all'acqua mi sei morto. Fettecchione. Presumo che il carro non sia un problema. Buongiorno signor titanosauro, peraltro. Se facessero altre fusioni, vedo anche col cavallo e il resto. Beh, questo ci dovrebbe andare giù senza troppi problemi. Tre colpi ed è morto. Tre colpi ed è morto. Ah, si è bloccato male male il titanosauro, peraltro. Buongiorno signore. Io lei non provo a mozzicarla della serie, sono mica scemo. Ma dove vai? Ma dove vai? Ma vergognati. Ma vergognati che ci muori anche malo. Ma mi fai schifo, ma dai. La tigre che viene a attaccarmi. Oh, però notare la velocità. Guarda che roba, quando gli piglia bene il rettilineo l'orso diventa una scheggia. Vabbè. Ui, che? Mi sono spaventato. Ah, un grifone. No, grifone contro squalo. Grifone contro squalo di terra. Vieni qua, ti insegno io, Sono uno squalo mordace incazzato perché sono un pesce fuor d'acqua nel vero senso della parola. Prima o poi ti piglio. Oh, per ferire lo stiamo ferendo. Guarda, vieni qua, posso anche saltare. Lo squalo che cos'è? C'ha il Parkinson. C'ho lo squalo col Parkinson, boing. Buono, nel frattempo vedo che il nostro tilacostego, i nomi più strani, si è finito di addomesticare. Buongiorno signore. Ok, vediamo un po'. Allora, è un normale ovviamente stegosauro, anzi abbastanza lento anche, ma sapete bene che è praticamente un piccolo carro armato mobile. Il vantaggio è che dovrebbe essere un ottimo raccoglitore. Vediamo un po' se ci dà un po' di bacù. Vabbè, con che rapidità peraltro. Perfetto. Bacche come non ci fosse un domani. Il paradiso erotico dei vegetariani crudisti. All'occorrenza, papam, che mi si ritrasforma in un tiracoleo. Perfetto. Tanto veloce. Io il tiracoleo sapete che lo adoro. La follia. Spero di non farci troppo male. No, ok, non si è fatto praticamente niente. Il tiracoleo è una delle creature che adoro di più. Veloce e soprattutto violento e mordace. Buona. Indovai. È un tilacoleo contro un cavallino goloso. Avanti, su. Aspetta che stanno spawnando altri orsi. Quindi ho paura che uno di loro possa essere un orso squalo. Si trasforma all'improvviso, mi spavento tantissimo. Allora, è un po' che sto pattugliando la zona e da queste parti continuo a sentire il rumore di un dinosauro che si trasforma. Il problema è che non so chi sia. Potrebbe essere anche uno di quelli che abbiamo già trovato. Dovrò dare un'occhiata. Continuo a sentire ogni un minuto. Gnignognu, porco cane. E non so chi boia sia. E quello è un pachirinosauro che ha appena cagato, ovviamente, appena lo inquadravo. Ovviamente caghi anche tu della serie, perché no, per par condicio. A parte che la zona è tipo bellerrima. I due bronto c'erano già da prima. Il signore laggiù. Metamorfosauro. Ecco chi era. Si vede che ha attaccato prima uno dei pachirinosauro e poi ne ha assunto le sembianze. Quindi se lo attacco col tiracostego in teoria non dovrebbe poterne assumere le sembianze, perché non può prendere solo quelle dei dinosauri normali di Ark. Il tiracostego non è un dinosauro normale e quindi forse sarei avvantaggiato. Sapete cosa? Andiamo a investigare. Fatto saltino un po' azzardato. Ok, pensavo di aver fatto più danni. Buongiorno signori, salve. Con che entrata faiga. Vediamo un po'. In teoria, essendo diventato un pachirinosauro, non dovrebbe attaccarmi. Se fosse stato un velociraptor, perché dovrebbe essere in forma base un velociraptor. No, ti ho visto. Dicevo, se è stato in forma base un velociraptor, invece avrebbe tentato di attaccarmi. Si è ritrasformato di nuovo, porco cane. È di nuovo un velociraptor, scusate, portate pazienza che c'è il cavolo di microraptor. Signore, scusi, mi aspetta un secondo, che sono tipo ipnotizzato dalla bellezza del microraptor, dello schifo. Quanto li odio quei maledetti rompiscatole. E diamo un po', sì, è tornato a essere un velociraptor. Quindi adesso tenterà di attaccarmi, in teoria. Sì, sta tentando di attaccarmi, infatti. Incredibile, che figata. Vediamo un po', io mi metto in sicurezza. Vediamo se lui cerca di attaccare qualcun altro.
Ok, adesso sta attaccando la tartaruga. Buono. Quindi prima o poi dovrebbe tentare. Che c'è? No! Oi! Pego Mastax che mi attacchi mentre sto facendo lo sbircione. Ma dimmi te, uno non può più sbirciare le genti in setta pace che tentano di derubarlo. No! Ma porca di quelli per porca ciccio, me lo fai fuori, grazie. Che giornataccia. Signore, scusate, c'è un po' di casino. Mi ha rubato la sabbia il Pego Mastax. Buono, no, non lo attaccare, non farmelo fuori. Mi ha rubato la sabbia il Pego Mastax. No, la mia preziosissima sabbia. Come farò adesso? No, scusate un secondo. Scusate un secondo. Ok, c'è morto malissimo. Porca di quella, porca. Guarda un altro. Ma mi prendi in giro? Oh no, si è già tornato. Aspetta, via. E c'è un Bronto che è penetrato male con la roccia. E il signore sembra proprio che stia cercando di far fuori me. Quindi dobbiamo cercare di narcotizzarlo quanto prima, perché lo voglio testare. Uila! Eccolo lì, si è trafumato un tiracoleo per davvero. Ah! Oh, porco cane, con i colori stranissimi, peraltro. Non ho mai visto un tiracoleo con quei colori lì. Incredibile. Quindi anche se è un tilacostego, lui ci si trasforma. Aspetta. Ciao ciccio, oh madonna santa. Aspetta che non si... In teoria si può solo ritrasformare in un velociraptor, fin tanto che non colpisce qualcun altro. Oila! Aspetta, credevo di averlo addormentato. Dannazione, per un secondo mi ero gasato. Madonna, che colori strani sto tiracoleo. Buono. Ape. Ma non mi mozzicare la nonna, porta pazienza un secondo. No ciccio, non l'attaccare. Oh, è diventato uno stegosauro adesso. Ma che casino. Ma certo che può diventare uno stegosauro, giusto? Perché il tiracoleo può essere sia una stegosauro che un tiracoleo. Sta tentando di attaccarmi? Sì che sta tentando di attaccarmi. Eh no, furbacchione. Au, no, non mi colpire che se no arriva il signore di prima. Porta pazienza. Wow, dove è andato? L'ho perso per una frazione di secondo. No, non credo sia tu. Si è ritrasformato di nuovo in velociraptor, mi sa. Dannazione. Aspetta che c'è un velociraptor sospetto lassù. Vediamo un po' se è lui. Metamorfosauro. Fetente schifoso. Ok, ma come velociraptor dovrei riuscire a buttarti giù abbastanza in fretta. Buono, ciccio. Aspetta che tanto non mi fai neanche troppo male. Olè. Infatti, come velociraptor ha una barra del torpore che è abbastanza bassa. Signore, lei la vedo bloccato male, non per dire. Secondo me se lei mi muore all'improvviso mi si clippa malo, quindi io cerco di non ucciderla. E quello lassù è un Quetzal normale. No, niente da fare. Buono, poco male, io vedo di addomesticarmi sto cavolo di Metamorfosauro. Incredibile. Sta mod la sto veramente adorando alla follia. Ok, faccio la minchiata, ma so che si clipperà malissimo. Ok. I Bronto volanti. Mi torna anche giù quando ha un secondo, signor Bronto. E voilà. No, dov'è finito, signore? Così, dove mi va? Mi poteva morire più vicino la prossima volta. Sapevo io che si clippava malo. Ammetto che li adoro la follia e i bug di Ark. Non c'è che dire. Mi ha dato solo una di Primate. Cioè, dimmi poi se uno non si deve arrabbiare. Un Bronto della Madonna, ucciso con stile, una di Primate. Offesissimo. Bisogna stare attenti perché il Metamorfosauro, per quanto si trasformi tipo anche in un Bronto, non ne prende cose tipo l'HP e il resto. Grazie, signore, lei mi si è addomesticato. Quanto sei carino e puccioso. Una vita che non addomesticavo un velociraptor. E voilà, perfetto. Quindi comunque manterremo le statistiche relativamente basse del velociraptor. Dovremmo stare tanto attenti. Qua buggo il gioco di brutto. Dodo, però mi devi attaccare. E il Dodo non ti attacca. Dodo, attaccami. Mi devi attaccare, ti prego, attaccami. Ma no, volevo diventare un Dodo. Ah, là ci muori malo, porco cane, potevi attaccarmi. Una cosa che ti chiedo di fare. Una volta tanto che do la possibilità a un Dodo di attaccarmi e ferirmi. Potevo fare la battaglia fra i Dodo. Ma mi prendo in giro, trovo solo Dodo adesso. Ho trovato veramente il paradiso del Dodo. E no! Dai, qualcosa che mi attacchi. Oh, non c'è nessuno. È 3 minuti che giro come un povero pirlo, ho trovato solo dei Dodo. Qualcuno mi vuole attaccare cortesemente? Oh, finalmente qualcuno. Signore, buongiorno, scusi. Può attaccarmi quando ha un secondo? Vai. Ok, e ora... Aha! Oila! Figata! Però mi ha disarcionato. Salve, signore, porti pazienza. Ah, probabilmente ti disarciona ogni volta. Perché se ci sarebbero problemi con le selle e il resto. Ok. Ui, gli stiamo tirando delle belle craniate. Comunque mantiene l'abilità di rinculo del triceratopo. Ok. E non mi permette neanche di raccattare la carne, essendo per l'appunto un triceratopo. Fa strano. Fa tanto strano però, Vediamo un po' se può diventare anche una tartaruga ninja. Vai, signora, mi attacchi cortesemente. Olè. Ed è diventata una tartaruga.
Il problema è che adesso è tipo lento schifo. Non è stata una grande idea. Qualcuno di più potente mi attacchi cortesemente. Oh, direi desiderio esaudito. Ciao T-Rex. T-Rex, scusa, potresti darmi una mano? Anzi, un morso cortesemente. Porco cane, quando la gente non ti ascolta. Signore, scusi, potrebbe degnarmi della sua attenzione? Non sta a papparti tutti. Ma porco cane, ma pappati me. Pappati me. Oh, ma mi prendi in giro? Sono 2 minuti che sto inseguendo il T-Rex. Ha attaccato tutti. Ma non vuol farsi un bel brodino di tartaruga? Ok, adesso siamo diventati anche noi un T-Rex. Perfetto. Aspetta, ciccio, ciccio, piano. Piano, oddio, che casino, non vedo niente. Guarda che macello. Aspetta, non lo faccio neanche avvicinare. Adesso lo scontro è stato decisamente molto più interessante. Ma dimmi te, sti T-Rex rompiscatole. Ulì! E mi ritrovo da un Velociraptor a cavalcare un T-Rex. Un bel avanzamento di carriera, non c'è che dire. Se trovi il gigantosauro, non sarebbe male. Decisamente non sarebbe male. La rottura di scatole che non gli aumentano le caratteristiche tipo l'inventario e il resto. Ma vabbè, ci accontentiamo. Beh, di sicuro ne aumenta il livello di pericolosità. Quindi ogni volta che arriva il classico T-Rex, guarda, ciccio, io sfuggirei e ti salvo io, non ti preoccupare. Almeno lo possiamo affrontare degnamente e papparcelo e prenderci tutta l'esperienza. Ole, è chiaramente scivolato in acqua. Ecco qua, scusa, t'ammazzo. No, vieni qua. Morto malissimo, signore. Morto malissimo. Ah, ma che bei fiorellini. No, scusate, mi sono distratto. Allora, sto pattugliando la zona da un po'. E prima da queste parti c'era un rospo. Quindi mi sono stupito un attimino e vabbè, non siamo dalle parti delle paludi. Ora il rospo non c'è più. E al suo posto c'è un tappeggiare. Non c'era prima, quindi... Signore, buon salve. Lei mi sta facendo venire dei sonori dubbi. Permetta di farle una controllatina veloce. Tappe bufo, quindi Belzebufo più tappeggiara. Lo preferirei in versione rospo, perché almeno non mi voli. Rischio che mi addormenti la nonna, ma almeno non mi svolacchia via. Eccolo là, porco cane. Ecco, quello potrebbe essere un problema. Anche perché se mi finisci in acqua, come potete vedere, ci sono un po' di gente arrabbiate. Preferirei evitare. Signore, mi torna verso la costa lei molto gentilmente. Davvero, riuscire a pigliarlo mentre in aria è abbastanza difficile. Potrei tirar fuori i narcotici pesanti, in effetti. Però già controllare sto cavolo del tutino della nonobalda in aria è un macello. Un trauma esistenziale. Ok, almeno sto tornando verso la costa. Perfetto, trasformati in rospo quando hai un secondo. Ciao ciccio, ci metterò un bel po', voglio essere onesto. Io ti lascio in versione T-Rex finché non troviamo un gigantosauro, Questo è poco ma sicuro, anzi, se trovo un gigantosauro mi faccio tirare una mozzicata e fuggo. Oh, è atterrato, perfetto. Ora la rottura di scatole e evitare che lui mi noti, che non è per nulla semplice. Senti, uso i proiettili, quelli più narcotizzanti pesanti. Ecco qua, perfetto, carichiamoli, con questi mi dovrei dare un piccolo vantaggio. Perché non mi diventi un rospetto, ciccio? Diventa un rospetto che mi semplifichi la vita. Su, su. Un momento imbarazzante in cui ti ricordi che hai anche l'ebola e te ne eri dimenticato perché sei un povero pirla. Beh, vediamo se può prenderlo dalla... Eh sì, riusci a prenderlo dalla distanza. No, porco cane, ci si mette anche la pioggia. Oh, è anche straveloce il tappeggiare, ci vorrà una vita inseguirlo. Ho peraltro le bola della prom, che sono praticamente infinite, che cosa buona e giusta. Il problema è che non riuscirò mai a pigliarlo. È uno di quei casi che se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto. Porco cane, c'erano anche i temporali buggati malo. Signore, lei mi sta volando da una cavolo di ora, mi scenda che è pericoloso. Preso. Scendimi ciccio, cortesemente scendi. Perché non sta scendendo il tappeggiare? Ah, ok, è arrivato giù molto rapidamente. Buongiorno, signore. Si addormenti cortesemente. Fermo lì. In pieno muso. Oh, c'è voluta una vita, porca di quella porca. Oh, mio Dio. Con le bola ho dovuto pigliarlo. Ma dimmi te. Ok. Peraltro mi è svenuto sotto la mappa, Ah, adesso mi smetti di piovere. Grazie gioco, non so nemmeno io dove diavolo sono finito. Ok, e ora non mi resta che aspettare che si trasformi. Mio Dio, è stato traumatico. Oh, adesso trovo il bronto. Volevo far diventare il ciccio un bronto prima. Il nostro dinosauro trasformabile. Peccato. Perché mi serve anche un po' di carne. Ah, porco cane, la carne. Guardi che il discorso di Maometto non va alla montagna. L'ho fatto prima, ho capito che mi serviva della carne. Ma la carne è arrivata da me. A quanto pare funziona molto bene il discorso. Chi l'avrebbe mai detto? Grazie signore. Devo anche tenere sott'occhio. Ha una barra del torpore abbastanza buona.
Ok, dovresti avere tutto quello che ti serve. Pigliati casomai un po' di trocchi normali, che cosa buona e giusta, e via. Olè. Ah, aiuto, aspetta, ciccio, porta pazienza. Ciao, tappe buffo. Porco cane, bello, bella colorazione. Se m'atterravi 5 secondi non è che m'offendevo, E curiosamente non si è mai trasformato. Olè. Perché il tappeggiara, devo ricordarmi che è quello che ha l'angolo di virata, che è qualcosa di spaventoso. Eccolo qua, guardalo lui. Una vita che non cavalca un tappeggiara. Ma dai, non mi ricordo. Si poteva aggrappare alle pareti? Aspetta un po', sì. Ok, eccolo qua. E mi permetteva anche di sparare. E all'occorrenza si dovrebbe trasformare in una ranocchia. Olè, piano. Non facciamoci troppi danni. Che la ranocchia io l'ho sottovalutata tantissimo. Mentre invece in terra fa anche di quei salti incredibili. È veloce. E la sua lingua, se vi ricordate, fa danni narcotizzanti. Quindi tipo vedo il ciccio qua e comincio a leccarlo senza un minimo di rispetto. Vieni qua, signor Gallimimus. Mi venga qua. Che pure io però mi metto a leccare i Gallimimus, che sono tipo delle schegge. Non potevo prendere una specie un attimino più tranquilla. Cioè, abbiamo gli squali che di sicuro proveranno a mangiarci. Però non dovrebbe essere un big problema. Praticamente non usa neanche stamina. Oh, non lo sapevo, sì. Ciao squalo. Aspetta e spera di starmi dietro, Vabbè, ok, non facciamo arrabbiare gli sharknado della zona. Torniamo fuori che mi sta anche affogando la nonna, che non posso purtroppo usare il casco, lo sapete bene. Però posso fare i salti faighi. Stavo per pigliare un gabbiano. Oh, neanche a fare la posta, guarda dove sono arrivato. Ciao ragazzi, come va la vita? Anche voi da queste parti. Se ci fosse l'orso squalo, saremmo una squadra incredibile. Potremmo divertirci in acqua tutti. Buon salve, lei non fa parte del gruppo, cortesemente se ne vada. Questo è perfetto per la navigazione dall'acqua. Olè, all'aria. Madò, fantastico, adoro il tappeggiara, ottimo. Ardura di scatole, che anche dal tappeggiara non si può sparare. Che continuo a ribadirlo più volte. È una cavolata che non posso sparare dagli dinosauri volanti. Porca di quella porca. Però dai, mi ritengo abbastanza soddisfatto. Scusi, signore, porti pazienza perché mi ero arrabbiato per prima, Ok, mi sono vendicato, possiamo andare avanti con l'episodio. Allora, sto pattugliando i cieli, sono tornato qua a bordo del nostro robosauro, ricordate quello che può assumere diverse forme, alla ricerca del famoso Quezio, e finalmente dopo controllato i culi di tutti i Quetzal della zona, se non ho capito male, questo dovrebbe essere un Quezio, aspetta, era quell'altro, adesso ho la confusione nel corpo, aiuto, ho perso le cose. Lei è un Quetzal, ho sbagliato, quindi il Quezio è il signore laggiù. Quezio, livello 41. Ovviamente vado anch'io a bordo del Quetzal della serie Son mica scemo. Perché porca di quella porca, almeno posso scendere di colpo rimanendo sopra e tentare di sparargli, che non è male. Come potete vedere posso rimanere sul suo corpo. Yay! Ricopilarlo sul muso già in partenza non è male. Ciccio veloce in seguito. Dobbiamo stargli praticamente dietro e intercettarlo ogni volta ed essere pronti a sparargli di nuovo. Mi ricarichi l'arma! Ciccio, mi ricarichi l'arma? Il problema è che il furbacchione mi corre come un disperato. Sì, sa che lo stiamo attaccando. Aspetta. Papam, ripreso di nuovo. Veloce, ricarica. E ripartiamo. Dovrò andare avanti così per un po' e atterrare di tanto in tanto, perché la barra della stamina di sto ciccio. Oh, adesso trovo il titanosauro. Perché non ho il dinosauro trasformabile adesso? No. Sembra tuttavia che non fuga in continuo. Questo mi dà un bel vantaggio. A quanto pare c'è l'intelligenza artificiale un po' deficita. Dov'è? Ciccio, okay. Ma mi prendi in giro? Ma porca di quella porca. Se diventa un plesiosauro e mi atterra. Oh. Questo è un brutto punto per svenire. Ciccio, voglio essere onesto. Ok, ho paura a sparargli, perché se mi cade qui ci sono i T-Rex e gli allosauri. E vedo anche un golem. Un golem nascosto malissimo della Prometheus. Devo farlo svenire un pochettino più avanti. Se mi svieni qui non è malaccio. Vieni un po' più avanti che ti sparo cortesemente. Ci sono anche le pecore, quindi posso dargli la carnina subito. Va che fortuna. No, Ciccio, devi svenirmi da questo lato. Porco cane, mi ha svoltato all'ultimo. Ok, tornerò a prendere la pecorina del signore, anzi la capra, ma vabbè, dettagli. E niente, ti facciamo svenire qui, olè. Svienici. Porco cane, dove sta andando? Ok, è svenuto un po' più in là, non è neanche malaccio. Dove è atterrato? Vabbè, dove è andato? L'ho visto andare da questa parte? Che poi ci saranno tutti nei commenti, è lì. Vabbè, è questo? Cioè, no, guarda dove mi è... No. Oh, male, fammi per un bicchiere d'acqua. Non ci credo. Se mi ci metto di impegno. Ah, ok, adesso si è tirato su. Nella visuale di prima chiaramente era implatanato male dentro la roccia.
Ok, dai, ok. Dovrò stargli dietro perché ha una barra del torpore che va giù abbastanza in fretta. E il problema è che adesso devo anche ritrovare la pecorina del signore. Poco male. Facciamo fuori l'orso Balu che mi va benissimo per avere un po' di carnina faiga. Allora, lascio te qua, Ciccio, che c'hai le lucine blu attorno. Quindi, santo daltonismo, riesco a individuarti meglio. E devo ritrovare dove è finita la pecorina. Qui, pecorina del signore. No, 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 è mia. No, 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 fermo Ciccio. Fermo Ciccio, che la ciccia è mia. Ok, micro raptor della minchia, ciao. Ti ho salvato la vita. Vabbè, ma sei un megaloceros tu. Ma sei un megaloceros, tu sei una pecorina del signore. Ah, mi attaccano le schifi. Ma porco cane, pensavo fosse una pecorina. Ah, vabbè, recuperiamo la carne. Sono deluso dalla vita. Signore, lei non ha mai imparato a mascherarsi. Voglio essere onesto con lei, sembra un povero pirla. Ma vabbè, dettagli. Oh, facciamo una cosa, siccome sto domesticamento sta richiedendo molto più tempo del previsto, ma ho dimenticato che pur sempre un Quetzal, porca di quella porca. A sto punto, sto finendo anche l'element, ora che noto bene, e mi sta, ho quasi fatto fuori il fucile. Vediamo di affrontare un po' di allosauri e genti varie. Buongiorno signori, così che almeno mi recupero un po' di primate. No, 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 buono, uno e buono, due. Attento perché c'era anche il T-Rex da ste parti. Aspetta, dove ci sono due allosauri? Di solito c'è il terzo. In compagnia del T-Rex, devo darmi una mossa perché la primate non durerà in infinito. Signore, signore, scusi, scusi, signore, mi dà una mano e mi ci muore velocemente. No, ho detto, mi ci muoia velocemente. Salve, 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 devo portare la carnina da un uccellone. C'ho l'uccello che c'ho voglia di carne, porti pazienza. Ok, perfetto, torniamo velocemente di là. Capirò mai perché la primate scade in due minuti. Perché? Aspetta, credevo di aver visto una pecora dopo un'ora che giro come uno scemo. Un altro megaloceros. No, mamma mia. Ok, ok, ecco qua. Magna di tutta sta carne. Ho fatto le big scorte. Oh, ho finito. Aspetta, mi chiuditi confezione. Mi sto mangiando un Mikado nel frattempo. Ok, lo vedo buggato anche male. Signore, mi si... Oh, 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 sì, ma stai calmo. Sì, ma stai calmo, ho detto. Ok. Sono riuscito a salirci a bordo. Buono. E l'abbiamo domesticato. Ci è voluta una boia di vita. Ma l'abbiamo domesticato. Onestamente non l'ho mai visto trasformarsi. Anche perché un plesiosauro che ti piove dal cielo... Penso che lo noti. Penso che lo noti. Ok. Non male. A parte, quanta stamina c'ha? Non consuma la stamina come il Quetzal, ma come il plesiosauro. Infatti sto premendo sull'acceleratore... E non ne sta quasi praticamente consumando. Bene. Sono un po' restio a farti trasformare, ma ci provo comunque. Ok, è decisamente diventato un plesiosauro. Olay. Ottimo, e siamo di nuovo nel suo ambiente naturale. Fantastico. Vabbè, mi domando che succede se lo trasformi in Quetzal sott'acqua. Ma non voglio scoprirlo. A parte che abbiamo tipo allertato gli squali della zona. Fantastico. Oi. Che cavolo succede? Perché? Cioè, perché c'è il plesiosauro che mi è saltato fuori dall'acqua? Scusa? Ok, abbiamo il plesiosauro che ci fa i salti fuori dall'acqua. Questa roba l'aspettavo, ci sono rimasto un po' male. Cos'è sta roba? No, vabbè. No, vabbè, per quel... Perché accadono codeste cose, giuoco? No, la spiaggia è un settore un attimino più problematico. Sì. Fai i piccoli saltini, vuole tornare decisamente in acqua. Però lo posso ritrasformare in Quetzal. Aspetta un attimo, ovviamente perché caga ogni volta che lo trasformo è un mistero. E rispicchiare il volo in tutta tranquillità. Pa pa para para pa 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 para para pa pa. Oddio, l'insectis no. Pa 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 para pa 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 para. Troppo una figata assurda. Olè! No, aspetta, aspetta, qua ci areniamo male. Qua ci areniamo male. Ok. Au! Si è fatto anche malissimo, peraltro. Oh, l'importante però è che funzioni, no? Ma dimmi te, quello che non ho assistito in sto cavolo di episodio, fra bug e comportamenti strani, non c'è che dire, sta mod mi sta piacendo tantissimo. Credo manchi un'ultima creatura, ma sono in partita da 2 ore e mezza, forse 3. Porco cane, ma è tardissimo, devo andare a cena 1 ora fa io. Oh. Cacchio, mi sono lasciato prendere dalla partita e mi sono distratto. E ok, dai, buono, abbiamo assistito a una partita decisamente molto interessante da tante bizzarre creature. Come ho detto, resta solamente il golem che diventa un Dancleosteus, mi pare, non mi ricordo, quindi un pesce. Ma io direi che anche per questo episodio è tutto. Nel prossimo, sì, faremo partorire la Gisualda, tranquilli. Quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Candidatevi su Febbre a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!